Giuseppe, il quale aveva avuto l'idea, e poi io ho detto, boh, mi prendo questo compito. Non sospettavo che fosse così tanto impegnativo, ma devo dire che l'impegno che ho profuso mi ha restituito veramente molto, innanzitutto in umiltà. Davanti a una pianta non c'è proprio da ragionare, c'è da osservare. E quello che nei pazienti, io sono medico, spesso può anche succedere che un po' mi autosuggestiono o mi confondo o mi do delle risposte, con le piante risposte non me le posso dare, non me le sono potute dare. E perciò per me è stata una lezione straordinaria e di... non so neanche se si può chiamare umiltà, però è stata una lezione. Io ho imparato veramente a stare lì e osservare fino a quando la pianta non mi dava dei segnali. Ero tentata molte volte nel dire ma gli do questa cosa, tanto va a finire così. Non è vero. Questo si è rivelato falso, perché quello che io potevo pensare non era poi vero in quello che succedeva dopo. E devo dire che sulla precipitosità di intervento, quando Anna diceva aspettate, gente, ci hanno riempito gli occhi con leggere sempre aspettare, 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 fin tanto che l'individuo non mostra i sintomi. Con le piante l'ho imparato ancora un po' di più. Che cosa ho visto? Perciò questa è stata una prima osservazione di fondo. La seconda qual è stata? Che un vegetale, un peperone, una melanzana, un pomodoro, ha la vita di una stagione. Cioè in una stagione semini, germina, cresce la piantina, diventa pianta, fa il fiore, fa il frutto, riproduce i semi ed è pronta a ritornare nella terra. Sicché per un osservatore, per uno scienziato, per una persona che vuole conoscere, ha un'opportunità straordinaria sia di osservazione, ma anche proprio di intervento, di valutazione di quello che avviene. E pertanto per noi omeopati, che abbiamo questa continua rottura di palle, e va bene anche se viene registrato, di essere sempre scocciati, e noi con l'intervento sull'agronomia possiamo, e utilizzando l'agronomia, nonostante sia molto complessa, ancora più complessa dell'essere umano, possiamo avere prove così evidenti e così ripetibili, la ripetibilità è così è ripetibile in qualunque situazione. Quando io ho dato seta di coronuta, l'ho data qui all'Orto, l'ho data sul mio terrazzo, l'ho data in Piemonte, l'ho data in Sicilia, l'ho data in 7 laboratori differenti, su tutti seta di coronuta ha prodotto lo stesso effetto. Il marciume si è ritirato. Appunto, quello è avvenuto e quello è stato ripetibile. Noi abbiamo questo grosso problema in omeopatia della ripetibilità, proprio perché nell'essere umano ognuno di noi è differente, ognuno di noi dà una risposta sua, personale, individuale. Quello che ho visto è che le piante possono darci una risposta ripetibile. L'altra osservazione che ho fatto è che noi possiamo veramente intervenire su questo problema gravissimo dei semi. I semi sterili, come nelle femmine e nei maschi umani, questa sterilità sta avendo un peso terribile negli ortaggi e nelle piante. Io mi sto cimentando con un rimedio che usiamo normalmente nella
sterilità maschile, sto usando Cosidium, e questa è una cosa che vi trasmetto, è una cosa estremamente recente, su semi che prima non avevano voluto germinare, hanno poi cominciato a germinare aggiungendo Cosidium 200. E nonostante io non abbia fatto tanti esperimenti seriati, adesso lo stiamo provando su un riso sterile che non c'era verso di farlo germinare. Vedremo e comunicherò questa cosa. Perché? Perché un seme racchiude dentro di sé tutta la vita della pianta di cui è capace di portare in superficie e mostrarcela. Il seme veramente racchiude la vita che non si manifesta. Quando poi comincia a germinare, noi cominciamo a vedere piano piano la manifestazione della vita. E lì noi in ogni passaggio possiamo dare al momento, osservando bene, il rimedio corretto che aiuta quella fase che la pianta sta attraversando. Per cui l'omeopatia si inserisce in ogni passaggio, ma proprio in ogni passaggio può inserirsi con la sua peculiarità, con la sua specificità, con la sua tossicità, ma soprattutto con la sua capacità di rinnovare le energie che sono bloccate all'interno del seme della pianta e rimetterle in circolazione. Perché che cos'altro è se non un rimedio omeopatico, se non un'informazione? Laddove si blocca l'informazione, il rimedio omeopatico la sblocca e la vita della pianta riprende il suo cammino. Questo è quello che io ho imparato in questi sei mesi di osservazione. Un'altra cosa che vi volevo dire è che, oltre al concetto di cui parlava la signora prima, di sostenibilità, io sottolineerei molto il concetto di resilienza. Quello che fa il rimedio omeopatico è che sa restituire alla terra e al seme un'energia vitale superiore. Noi diciamo in omeopatia, come medico, quando io curo una persona, se la persona non arriva a un'energia vitale superiore a quella che aveva prima che si ammalasse, ho dei dubbi che la mia cura sia servita a qualcosa. Nelle piante noi possiamo fare altrettanto, restituire alla natura quello che ci ha dato, ma in maniera rinvigorita, e penso che questo non abbia prezzo, anche, ma proprio su quello che poi andiamo a mangiare, quello che andiamo a, di cui ci andiamo a nutrire. Per cui cosa volete che vi dica? Mettetevi a fare l'orto in ogni situazione. Io ho imparato che, come diceva la signora Maute, che veramente occorre avere pazienza, occorre avere tenacia, occorre sperimentarsi e poi risperimentarsi, perché molte volte, per esempio, dai rimedio, poi ne dai un altro successivo e poi ne dai un altro. Magari è sbagliata la sequenza dei rimedi, non è sbagliato il rimedio, però se tu accanto fai un altro esperimento e fai una sequenza differente, ti accorgi subito qual è la differenza e stabilisci la giusta sequenza del rimedio. Per esempio, Secale, abbiamo dato Secale, Secale ha ridotto sicuramente l'80% di questo benedetto marciume apicale. Dopodiché però il frutto era fibroso, era molto fibroso, e perciò è stato necessario dare altri rimedi. E la sequenza più corretta è Secale cornuta, Thuja, Phosphorus. Mentre invece Secale cornuta, calcarea carbonica e canium carbonico non ha funzionato bene.
Segale cornuta, calcium bicromico, calcare carbonico non ha funzionato bene. Per dire come esiste l'importanza di osservare la sequenza dei rimedi. Questa è una cosa fondamentale dell'umano, in quanto medico ovviamente non è importante nelle piante, ma la sequenza della somministrazione è estremamente importante. Questi sono piccoli spunti e penso di non dover aggiungere altro.